palla sui piedi di Okosun e dà la palla a Fraretti dalla tre quarti, lascia partire un tiro insidiosissimo che impensierisce Bianchi. Tunnel a Bignoni, Fornasari a pallone di prima intenzione per Diagne. Diagne entra in area, scivola Massimiliano Girelli, ma arriva Masotti che quasi mette in porta un traversone. E siamo giunti al 21esimo minuto del primo tempo. La Federazione Nazionale ha proposto un minuto di silenzio nell'occasione della giornata della memoria per ricordare il dramma della Shoah. 28esimo minuto, Massimiliano Girelli in area, lascia partire un tiro che si insacca alla destra del portiere De Antoni. Ed ecco la gioia di Massimiliano Girelli che per la seconda volta consecutivamente segna per la sua squadra portandola in vantaggio. Corner per l'Acqua Negra, palla sui piedi di Vignoni. Vignoni supera un avversario, da Fraretti, colpo di tacco, smarcato Vignoni che tenta l'imbucata, ma questa volta la palla non entra in buca. Corner, esce Bianchi, palla sui piedi di Somma che mette in porta, porta vuota e pareggia il conto con il Robecco, uno pari. Diagne, palla ai piedi, croce in mezzo, Zanichelli, colpo di testa, Massimiliano Girelli quasi tenta un canestro che non gli riesce. Il pallone, Ferrari cambia con Zanichelli, Zanichelli lancia Massimiliano Girelli che la conquista, colpo di testa di Sordini, palla gol per Diagne Fallù che fallisce quest'ottima occasione per portare in vantaggio la sua squadra al 42esimo del secondo tempo. Quando scocca il 48esimo sul cronometro l'arbitro fischia la fine di questa partita, Robecco e Acquanegra 1 pari.